Ma si sente l'eco, eh? Si sente l'eco. Eco, ecosistema. Siamo nell'ecosistema tra barba lunga e rasatura. Innanzitutto buona Pasqua a tutti. Buona Pasqua, qui alle mie spalle c'è l'uovo di Pasqua, lo mantengo anche durante la settimana come soprammobile. Allora, che dire, che sono partito questa mattina, quindi, anzi ieri mattina, ieri pomeriggio, quindi oggi praticamente vado in onda, ma sono in un'altra città, no? Quindi mi guardo il video, ci guardiamo il video da dove sono in questo momento, vado nel Lecchese, eh? Sapete che io sono sempre quasi presso il lago di Como, quindi zona dove si mangia bene, ci si riposa anche altrettanto, una zona un po' da vecchi, insomma, chiamiamoci così. Allora, questa barba così conciata che dovrò sistemare dal barbiere, spero di vederla ancora per poco in queste condizioni, ma oggi vado a fare, come al solito, i contorni per gestire il sottocollo e i bordi delle guance. Ah, tra l'altro, ieri sera, guardando tra le mie vecchie, tra il mio armamentario vastissimo, ho trovato il Crocos di Abate Ilamantia, che tra l'altro è ancora integro, no? Cioè, vabbè, l'avevo utilizzato una volta. Però ho voluto tirarlo fuori perché comunque è abbastanza imponente la confezione, era lì, mi guardava e diceva: guarda che io ci sono. E allora l'ho uscito, scusami, eh. Poi c'era anche il pre-shave, perché non utilizzarlo? Poi la cosa fondamentale è che dentro la confezione del Crocos o Crocos c'era il maialazzo. Questo è fondamentale, eh. Il maialazzo è fondamentale, manico color glicine, che però attraverso la videocamera lo vedo blu, spero che sul televisore invece si veda glicine nel colore suo originale. Ammazza quanto sto parlando però. Che vogliamo fare? Allora, a proposito del pre-shave, questo non lo metto come pre-shave, ma lo voglio mettere come balma invece per la barba, eh? Così mi rimane anche profumata, cioè più che profumata, idratata. Trattandosi di pre-shave balm, eh? Ci sta bene, quindi prima vado a farmi il caffè. Questo è nuovo della nuova macchina, vado, ma si sente l'eco? Economico. Vado io, arrivo. Ho perso anche il contatto audio, non solo video, pure avevo il microfono con me, no? Mazza che barba, oh. Qui sembro un iracheno, sembro. So gruos. Pure oggi ci voleva
La crema per i capelli, però. Ma è durata comunque. Occorre lavaggio. Lavaggio dei capelli, con calma, Dilernia, che tanto non c'è fretta, perché tanto è Pasqua, e quindi. Allora, oggi abbiamo il Fatip Classic, quello con il manico cavo. Per chi fosse nato in queste ultime settimane, che magari vede Fatip il grosso, non immagina che 6 anni fa c'era ancora il Fatip Classic, quello grezzo che conosciamo quasi tutti della vecchia classe rasatoria, con le cai. Stavo dicendo, ma non ce ne sono più, invece ci dovrebbe essere un'ultima lama Kai. Tra l'altro queste sono quelle antiche, comprate anch'esse nel 2000. 2000? Sarà boh, 2016, 2018, non me lo ricordo. Montiamole queste Kai. Guardate questo spartano Fatip. Qua non si può dire non sia bello e in versione preistorica praticamente. Per come lo conosciamo noi oggi, questo Fatip è vintage. Oggi, perché poi ci sono quegli altri che sono ancora più vintage di rasoi. Allora vado con Abate io. Allora devo aprire la confezione, però. Beh, è una confezione integra ancora. Ma quindi. Ah, si arriva così. C'era un piccolo trucco. Crocos, allora. Crocos, che se non ricordo male, il Crocos, tra l'altro questo è il cavallo quello forte di Abate di Lamantia. Crocos con triplo estratto di zafferano di Toscana, quindi, che uno diceva, di cosa sa il Crocos? Sa di zafferano. Poi ha mantenuto ancora comunque le proprietà olfattive, nonostante siano passati, che ne so, potrebbero essere passati 2 o 3 anni. Può essere sapone da barba con pistilli di zafferano, saffron. Ma cosa, come sarà l'after? L'aftershave Crocos. È profumato. Allora io vado, cioè potrei anche iniziare. Potrei iniziare con il Crocos che metto nella. Innanzitutto devo strizzare il maiale. Vorrei lavorare con la massima abate. Con il massimo comfort, senza fretta, perché tra l'altro è Pasqua. A proposito, l'uovo di Pasqua l'avete mangiato? Io con le colleghe e i colleghi abbiamo fatto già fuori un paio di uova e forse 2 colombe anche. Allora prendiamo un po' di crocos, non tantissimo perché non me ne serve molto. Visto che ho la poca barba, devo solo cercare di
stemperare bene con l'acqua calda il crocos. Avete notato che quando cercate l'acqua calda non viene fuori? Ci hanno già tagliato il gas. Abbate. Abbate. Ma io ho stemperato, eh. Allora vado ad agire sulla barba. Piacerebbe, eh? un taglio profondo con il fatip fino in alto. Il maiale si presterebbe molto bene a questo tipo di... utilizzo, eh? Ho bisogno di più strada, in effetti, perché vedo che non ha schiumato moltissimo. Il maialino. Beh, ce ne vuole ancora un po', eh. Di crocos e mettiamolo, cioè, oh, finalmente l'acqua calda, voglio finalmente, dai, su. Beh, il maiale ha sempre bisogno di rodaggio comunque. Profumato però ancora, eh? L'abate. Allora io vado con Fatip.
Si sentono le cai. Non male, non male l'intervento della in queste zone così difficili del viso, perché comunque i principi attivi del sapone sono andati in fondo, mi sa, al sapone, sono andati giù nel... sul fondo. E beh, è anche normale. Vedete perché i saponi bisogna utilizzarli... hanno comunque un tempo di utilizzo. Usiamo, basta scavare un po' o comunque smuovere le acque, Non male questa rifinitura. Volendo qua posso andare un po' in obliquo, perché mi serviva. Dunque, cosa volevo fare? Io volevo fare uno shampoo dopo. Shampoo barba. Allora, adesso andrò a rifinirmi anche le guance. Poco, perché devo sempre stare attento alla guancia. E si spegne la luce.
È bellissimo fare i profili sulle guance, eh? Perché di solito non li facevo, non arrivavo nemmeno quando mi radevo in modo integrale, perché non me li levavo gli occhiali. Invece adesso per fare i contorni diventa necessario togliersi gli occhiali. Allora, a questo punto vado a prendere lo shampoo, che devo fare? Arrivo, eh! Eccomi qui. E adesso si sente ancora di più il profumo, perché ha preso ossigeno. Quando i saponi non si utilizzano per parecchio tempo, l'olio, o comunque il principio, le cose più pesanti all'interno della preparazione tendono a scendere sotto. Al limite, se proprio, si può fare il contrario, si può mettere in questa posizione, a testa in giù, eh? Così ricade dalla parte giusta. Bene, adesso fatti i contorni, io mi farei uno shampoo a questo punto. Che dite? Shampoo importante. Stavo dicendo, ma la barba mi sembra impermeabile. Sì, perché c'è l'olio, quindi diventa sì impermeabile, però poi l'olio si secca e quindi bisogna lavarlo. E noi siamo qui apposta per lavarci anche la barbazza, no? Vai Vilernia, vai con lo shampoo. Baffi. Eh sì, eh. Ma che roba. Comunque è piacevolissimo toccare la barba, eh. Ma lo dico per chi ce l'ha. Com'è? Mm.
Allora, è una barba morbida. Sì, morbidissima. Ecco qua. E già che c'ero, ho lavato proprio tutto il viso. E adesso tampono. Ma che roba? Beh, una buona pulizia, eh? Soprattutto anche le guance sono venute molto bene questa volta. Devo dire che i confini, vi ricordavate i confini come erano rovinati all'inizio? Adesso sta diventando una barba piuttosto importante, una barbazza, quindi. Cosa vogliamo fare? Non vogliamo dare... Sì, è morbida, eh? Non vogliamo dare un'idratazione complessiva. Allora, prima di tutto questo pre-shave vorrei vedere come si compone. Eh no, questo qui è pre-shave. È un balm, quindi lo posso mettere te sulla barba. In modo che me la vada ad ammorbidire, tanto è un balm comunque. Morbido tra l'altro. Non è male questo effetto, mi piace. Dopo gli diamo una spazzolata. E per l'idratazione della pelle, aspetto, mentre invece voglio utilizzare l'aftershave Crocos. Belle le bottiglie di Abate di Lamantia, comunque. Sono eleganti, ci stanno bene in bagno. Che profumazione! Ammazza, oh! Idratata e profumata, mamma mia, fantastico! Profumazione fiori di campo, zafferano, elegante. E ma Abate di Lamantia è così, massima eleganza. Anche per esempio il Don José, mi ricordo, con il banano. E uno dice, ma come fai a profumarti col banano? Oh, dovete provarlo quello. Quello è una profumazione fantastica, Don José.
Bella questa barba. La barbazzoterapia, quindi. E poi in ultimo, perché non ho ancora finito, ho la crema viso di Abatei La Mantia. Crema viso. Ho abbondato. Al massimo, se è troppa, finisce sulla barba, male non gli fa, eh. Oggi tutto Abate. Tanta roba. Allora, che dire, nonostante siano passati comunque degli anni, perché comunque sono passati minimo 2 anni da quando ho questo Crocos, devo dire che un po' il sapone ha fatto all'inizio un po' di storie per montare, ma poi strapazzato con il maiale ha ricominciato la sua vita. Barbazza importante trattata con i prodotti Abatei La Mantia. Adesso c'ho il brush, questa è Seven Potion, qualcuno me l'ha chiesto, fibre più morbide della in cinghiale, dovrebbe essere sempre così la barba, poi si indurisce durante il giorno, quindi andrebbe trattata. Pulizia del collo, bella, mi piace, mi piacerà di più quando il barbiere ci metterà mano, così vedo di scroccargli anche qualche suggerimento per gestirla nel tempo. Comunque non è male, perché poi ho visto qualche amico che non vedevo da mesi, mi ha detto: ma sei tu? Sembri un arabo, E io gli ho detto: sì, sono io. Quanto all'arabo, hai ragione, perché sto facendo anche il Ramadan, quindi. Te capì? Ma che roba? Pazzesco, guagliò! Non pensavo neanche di poter avere la barbazza così folta, Però tenuta, oh, non è mica male. Ma ci avete pensato voi? Se non l'avete fatto, pensateci. Prodotti di rasatura ne avete tanti, io ho la casa piena, eppure mi faccio crescere la barba. Questo succede quando, a furia di fare una cosa, magari la fai e non avevi esattamente quell'obiettivo, no? Lo capisci dopo che veniva magari una rasatura quasi per esorcizzare il fatto di voler farla crescere, invece, no? Succede. No, allora mi correggo. Non è che volevo farla crescere, in realtà non sapevo neanche come potevo stare con la barba lunga. Però poi con il tempo mi sono visto e mi piaceva il mio nuovo look, e quindi è un cambiamento favorevole. Però come cambia anche la barba
a seconda di come sta sul viso, perché all'inizio del video, per esempio, era tutta sparata fuori, veramente stava male, era proprio una barba grezza. Invece così, pettinata, curata, lavata e tutto, e disciplinata, oh, sta proprio bene comunque. Ma non lo dico perché è mia, lo dico come se fosse un terzo, perché lo sto guardando in video. Quindi diventa proprio, non solo, diventa un accessorio umano di bellezza, chiamiamolo così, sì, può essere un accessorio di bellezza, come sono gli occhiali, cioè la barba, no? Gli occhiali, del resto, uno se li compra, sì, per vedere, ma se li compra anche belli perché deve apparire un po' più bello, no? Altrimenti cosa se li mette a fare? E basta. Tutto qui. Mercoledì c'è un appuntamento video alle 21 dove parleremo dei prodotti che costano poco. Ed è interessante lo sviluppo poi del video, lo dico perché poi ascoltandomi mentre lo facevo l'argomentazione era piuttosto interessante. Non perdetelo, non so se rimanere al buio, no, perché si accende la luce. È buono questo Crocos Aftershave, mi piace perché lo sto sentendo e elegante. Io vi abbraccio, vi auguro nuovamente buona Pasqua e a voi i vostri cari. Grazie per la compagnia in chat erotica, ci vediamo mercoledì. Mi raccomando, mangiate e insomma bevete con criterio, tanto si fa per dire, lo dicono in tutte le comunicazioni video e basta. È un po' come il dietologo che vi dice sì, però lei deve mangiare meno, però loro pesano 100 kg, capito? Un abbraccio a tutti.